Prima di tutto la salita, la prima salita del Cervino 1865 è il pilastro centrale del cambiamento fra alpinismo della conquista, che incomincia con la prima salita sul Monte Bianco, verso l'alpinismo della difficoltà. E sul Cervino abbiamo tutte le parti che servono per capire l'alpinismo. C'è una gara, una competizione non soltanto fra alpinisti ma anche fra tipi di politica. In Italia tentano di fare il Cervino italiano anche per promuovere il club alpino italiano. Dalla parte inglese c'è l'interesse ancora di rimanere i conquistatori degli ultimi posti selvaggi della terra. Vento un ragazzo di una città con poca esperienza, dall'altra parte un genio locale, un contadino, un bracconiere, un outlaw che attacca e ha tutte le possibilità di essere il primo, però perde questa gara, fra virgolette, però ritorna sano e salvo. Dall'altra parte capiamo che la grande sensazione non era la salita del Cervino, era la tragedia. Zermatt è diventato famoso per una tragedia. Il Cervino è qualcosa di speciale non soltanto perché è una montagna unica, inconfondibile, è anche la montagna della grande tragedia. E ancora una volta abbiamo i mass media, in questo caso un giornalista austriaco, che ha inventato un omicidio in realtà, che non era un fatto, e così ha fatto nascere una discussione, la prima discussione a questa larghezza, a questo livello in tutto il mondo, almeno nel mondo dell'Europa, e da quel momento lì l'alpinismo ha perso l'ingenuità. E non c'è più tardi un altro fatto che supera questo momento sul Cervino. La prima volta il Times, il grande giornale inglese, fa un grande articolo molto scettico sull'alpinismo. Wimper risponde. Wimper è un bravo alpinista, però non ha la capacità di Carrel. Lui rispetta Carrel, però siccome lui non è capace a prendersi la responsabilità che aveva in quel campo lì, lui mette tutta la colpa su Taugwalder, il padre Taugwalder, erano in tre le guide, e quello lì è disperato e muore più o meno per questa situazione. E ritorniamo ancora una volta a una situazione molto tragica che adesso, in questa serata, in un attimo, però in un libro che ho fatto appositamente, tento di far chiaro. Fino adesso non abbiamo avuto la chiarezza su quello che è accaduto nel 14 di luglio 65, ultimo secolo, sul Cervino. Non c'è colpa, ma c'è responsabilità, e la responsabilità rimane anche milioni di anni. Sono molto felice che ho trovato un giovane che ha la capacità di portare avanti la cultura della montagna, storia, storytelling, anche la conoscenza dell'equipaggiamento di una volta e di oggi, e poi ha la capacità di alpinista di alto livello. Lui non deve andare nell'Himalaya per dimostrare chi è. Lui anche sul Cervino ha trovato ancora la possibilità di esprimersi a livello massimo. Un alpinista fra i più bravi del mondo, e parlo di alpinista, non di rocciatore. Lui è un alpinista completo che fa di tutto, è anche guida alpina, è radicato nella sua valle, sa la storia della sua valle, ed è molto importante che noi ai giovani possiamo far capire che l'alpinismo non è soltanto un fatto di oggi, l'alpinismo è un fatto culturale.